Io penso che gli insegnanti di buona volontà debbano far emergere quest'anima politica. Come ci racconta Platone, gli uomini, dopo aver scoperto il fuoco, grazie al furto di Prometeo, comunque si facevano le guerre, non riuscivano a vivere insieme. E Zeus li vede che, nonostante abbiano il fuoco, non riescono a vivere insieme perché manca l'arte più importante, l'arte della politica. E a quel punto Zeus manda Hermes, il messaggero alato, a fare un dono prezioso agli esseri umani, il dono della politica, perché la politica è quell'arte che ci permette di vivere insieme. Il professor Matteo Saudino insegna filosofia e storia al Liceo Classico Linguistico Gioberti di Torino ed è anche l'autore di un breve saggio. Si intitola Una scuola umanista, ecologica e politica. Fa parte del libro Fiaccole, non vasi, curato dal giornalista del Corriere Online Alessandro Vinci e che analizza problemi della scuola di oggi e prospettive di quella di domani. Con entrambi affronteremo in questo episodio il tema dell'opportunità o meno di parlare di politica in classe, dopo le polemiche seguite all'aggressione del 18 febbraio a Firenze. Due membri del collettivo antifascista SUM del liceo Michelangelo sono stati picchiati a pochi metri dalla loro scuola da un gruppo di militanti di destra di Azione Studentesca, il Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia, impegnati in un volantinaggio. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di giovedì 2 marzo, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Ragazzi, cosa? Alessandro Vinci, ci riassumi quello che è successo a Firenze e non solo dopo l'aggressione al liceo Michelangelo ripresa nel video di cui abbiamo appena ascoltato l'audio? I toni in città si sono alzati fin dalle ore successive all'aggressione. Prima è stato organizzato per il martedì successivo un corteo che ha perfino visto alcuni degli oltre 2000 partecipanti sventolare bandiere jugoslave e inneggiare a Tito e alle foibe. Poi il ministro dell'istruzione Valditara ha definito del tutto impropria una lettera aperta in cui Annalisa Savino, preside di un altro liceo di Firenze, Leonardo da Vinci, aveva raccomandato ai suoi studenti di non sottovalutare il pericolo di un ritorno del fascismo, a suo dire nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. Secondo Valditara, invece, nel nostro paese non ci sarebbe alcun pericolo fascista, perciò ha bollato quella della preside Savino come un'iniziativa strumentale, espressione di una politicizzazione che si è augurato non abbia più posto nelle scuole. Parole che, come prevedibile, hanno suscitato ampio sdegno a sinistra. In un'altra scuola, però, lunedì 27 febbraio, ha trovato spazio un secondo tema che ha fatto molto discutere. Il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico da 4 mesi in sciopero della fame contro il regime del 41 bis che gli è stato imposto in carcere. Di che cosa si tratta questa volta? Al liceo Mamiani di Roma si è tenuta un'assemblea proprio sul 41 bis che ha visto la partecipazione di Ludovica Formoso, una dei legali di Cospito. A farle da contraltare nel dibattito, in qualità di voce favorevole al mantenimento del carcere duro, c'era il giornalista Lirio Abate, da anni sotto scorta per le sue inchieste sulla criminalità organizzata. Eppure anche in questo caso in molti, tra cui il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, hanno storto il naso. La preside dell'Istituto Tiziana Sallusti ha comunque riferito che è stata un'assemblea equilibrata e coinvolgente e il contraddittorio è stato seguito dai ragazzi con estrema attenzione e partecipazione. Questo è uno dei punti chiave dell'intervento del professor Matteo Saudino nel tuo libro. Oltre a insegnare filosofia e storia al Liceo Classico Linguistico Gioberti di Torino, Saudino è fondatore del canale YouTube Barba Sofia. Secondo lui, sono gli stessi studenti a chiedere la politicità della scuola o a essere soddisfatti quando incontrano qualcuno che dalla cattedra affronta argomenti politici. Gli ho chiesto quindi, in primo luogo, di spiegarmi perché, a suo parere, l'insegnamento è per definizione politico. Perché ha a che fare con la formazione dell'essere umano, della persona. La scuola forma l'essere umano, cresce la persona, poi
con il passare dei secoli, possiamo dire, forma i cittadini. E dunque formare persone cittadini significa formare alla dimensione politica, formare alla vita associata. Pertanto, che sia la scuola del mondo greco, quella di Platone, che sia la scuola del mondo cristiano, del mondo dell'umanesimo, al centro c'è sempre la crescita dell'essere umano e le relazioni che esso ha con il mondo che lo circonda. E questo è innanzitutto un insegnamento politico. E poi la persona ha a che fare con delle scelte, che noi oggi potremmo dire scelte elettorali, ma quelle sono secondarie. Prima ci sono le scelte, come ti comporti nella città, come ti comporti rispetto a quello che mangi, rispetto alle vacanze che fai, rispetto a come tratti l'ambiente, il tuo quartiere o l'ambiente del mondo. Cioè la dimensione politica è evidente nel percorso di crescita umana. Perché allora un docente o una preside che parlano di politica suscitano tanta diffidenza, per non dire altro? Innanzitutto perché c'è malafede, alcuni confondono volutamente politico e partitico, pensano che alcuni temi finiscano poi immediatamente per trascinare lo studente dentro la campagna elettorale. Altri perché sono ignoranti e pensano appunto che la scuola debba essere un luogo neutro, ma il luogo neutro non può essere la scuola. Banalmente la nostra scuola è una scuola figlia di una costituzione, la costituzione ha dei valori, la scuola italiana ha dei valori importanti, tra cui la solidarietà, ad esempio, tra cui il tema dell'inclusione, della lotta ad ogni forma di discriminazione. Questo significa entrare dentro l'agorà della politica, significa parlare di cittadinanza, di diritti e di doveri. E dunque l'educazione civica che negli ultimi anni è stata introdotta a scuola, reintrodotta, perché c'è stato già una ventina di anni fa, trentina di anni fa, un tentativo di inserirla. L'educazione civica, ora inserita nelle scuole, è per eccellenza una materia politica, a meno che non si intenda per educazione civica appunto un innocuo parlare, no, di alcuni temi di rispetto, di tolleranza. Come la si dovrebbe intendere invece? Invece no, nel momento in cui tu fai educazione civica arrivi a parlare proprio di libertà di espressione, arrivi a parlare di libertà di associazione, arrivi a parlare di questioni di genere, questioni salariali, questioni razziali, questioni come la guerra, la mafia, fai politica. Mi viene sempre da dire, no, quando ci sono queste polemiche, che se io non dovessi fare politica, allora di fatto non svolgerei gran parte del mio programma, perché insegnando filosofia e storia tratto temi politici. E l'idea è l'oggettività. Ma è ovvio che la spiegazione è il pensiero di Platone o di Hannah Arendt, il pensiero di Nietzsche, di Marx, o il pensiero di Hume, o della scuola di Francoforte, o di Bobbio. Ma alla fine, anche quando li presenti, ti vai proprio ad inserire in un discorso che gli studenti vogliono fare sui grandi temi della politica. Che cos'è la giustizia, quando una città è giusta, quando una città è fatta sulla libertà, sul rispetto, chi è il tiranno, cos'è una dittatura, cos'è la democrazia, quali tipi di democrazia esistono. Cioè alla fine fare politica è veramente il cuore pulsante della scuola. Ma vogliamo parlare delle materie scientifiche? Ma oggi il tema energetico non è politico. Alessandro, nel tuo libro scrivi che l'attuale modello didattico italiano fatica a sviluppare lo spirito critico dei ragazzi. Perché? Per lo stesso motivo in base al quale oggi a scuola i giornali, salvo rare eccezioni, o non si leggono o si leggono troppo poco, e gli studenti italiani trascorrono sui libri circa 50 ore settimanali a fronte di una media OCSE di 44 e accusano livelli di ansia scolastica tra i più alti al mondo, senza però far registrare altrettanto elevate performance nei test internazionali. Colpa di un'impronta eccessivamente nozionistica alimentata dalla classica modalità della lezione frontale e di un'ineludibile rigidità dei programmi di studio che è di grande ostacolo allo sviluppo di passioni e interessi da parte degli allievi. Un'impostazione che fin qui ha di fatto impedito anche la sola presa in considerazione di un avvicinamento al modello statunitense, basato sulla possibilità, fin dalla middle school, di personalizzare il monte orario da dedicare alle singole materie.
È questo che ti ha spinto a curare questo libro? Tra l'altro, lo ricordo, il libro ha uno scopo benefico, visto che i diritti d'autore verranno devoluti a Scuola Bottega, progetto di lotta all'abbandono scolastico promosso dal 2005 dalla cooperativa sociale La Strada di Milano. Sì, perché il concetto centrale è proprio quello di passione. È la sua mancanza a far sì che anche diplomati con altissimi voti non abbiano idea di cosa fare da grandi. Perciò non è un caso se, per esempio, come certificato dall'Eurostat, l'Italia è oggi penultima in Europa per numero di laureati sul totale della popolazione compresa tra i 25 e i 34 anni. Un'altra criticità è poi quella legata alla qualità dei docenti. Sia chiaro, come è normale che sia, ne esisteranno sempre di ottimi e di pessimi, ma per evitare la fuga dei cervelli migliori verso il settore privato occorre senz'altro intervenire sul fronte della retribuzione, che ad oggi vede il nostro paese garantire stipendi ben al di sotto della media continentale. Un fatto di cui comunque non c'è da stupirsi, considerato che l'Italia riserva al settore dell'istruzione appena il 3,8% del PIL, mentre per esempio i paesi scandinavi, ma anche la vicina Francia e non solo, superano abbondantemente il 5%. Grazie Alessandro Vinci e Matteo Saudino. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo